Ha chiesto di parlare la senatrice Lunesu, ne ha facoltà per 4 minuti. Grazie. Grazie Presidente, Governo, colleghe e colleghi. Il decreto su cui discutiamo reca le disposizioni in materia di piani di assistenza territoriale per poter fronteggiare al meglio l'emergenza epidemiologica sul fronte della salute, il sostegno al lavoro, il sostegno economico e politiche sociali. Ma in Commissione Sanità, esaminato il testo e per quanto rechi disposizioni su piani di assistenza dei territori, gestione emergenza per anziani o soggetti in condizioni di fragilità, borse di studio per medici specializzandi, riordino della rete ospedaliera, istituzione della scuola di specializzazione in medicina e cure palliative, non è stata considerata la possibilità di realizzare una centrale nazionale dell'emergenza sul modello CDC, principale istituto nazionale di sanità pubblica, centri per il controllo e la prevenzione della malattia, che sarebbe stata utilissima nell'attuale fase 3 di riapertura, finalizzata a rafforzare le reti di monitoraggio dell'epidemia in corso e di altre future eventuali infezioni con controllo e profilassi internazionale. Inoltre, nel caso in cui ci trovassimo in un nuovo stato di emergenza sanitaria, sono completamente assenti le disposizioni specifiche in materia di stato di urgenza. A questo grosso limite aggiungo che ogni qualsiasi nostro suggerimento o proposta atti a colmare le numerose lacune presenti nel provvedimento vengono rese di difficile applicazione, spesso stravolgendo l'impostazione complessiva a discapito dell'analisi e dei controlli. È stato reso pressappoco nullo anche tutto il lavoro che i nostri colleghi di opposizione, come noi, hanno fatto alla Camera. Ad esempio, mi riferisco all'emendamento 1.26 dell'articolo 1, che riguardava soprattutto gli infermieri di famiglia o di comunità, per i quali si chiedeva un ruolo di responsabilità nell'ambito dei servizi infermieristici distrettuali, con la partecipazione all'attuazione dei piani di assistenza territoriale per la gestione dei contatti e l'organizzazione di sorveglianza attiva. Un altro esempio, sempre dell'articolo 1, è l'emendamento 1.27, in cui si chiedeva al Servizio Sanitario Nazionale di garantire ai pazienti con elevate complessità assistenziali una presa in carico integrata fra tutte le prestazioni fornite al domicilio. In questo modo si sarebbe assicurato un costante monitoraggio clinico, il miglioramento del percorso terapeutico, la riduzione dei ricoveri ospedalieri per evitabili riacutizzazioni. Ancora, un emendamento per me rilevante, anche questo respinto, è quello relativo all'articolo 2, il 2.46. Riguardava gli specialisti che seguono i pazienti con malattie croniche invalidanti ed oncologiche oppure con deficit del sistema immunitario e che necessitino dell'impiego di farmaci salvavita. Possono questi specialisti allegare al piano terapeutico individuale un vademecum personalizzato in modo che in caso di una nuova emergenza pandemica sia semplificato accedere alle cure, alla somministrazione di farmaci, ai percorsi da seguire con sicurezza all'interno delle strutture sanitarie? Questo emendamento, è stato condiviso con il progetto La Salute, un bene da difendere, coordinato da Salute Donna Onlus, con il contributo di 30 associazioni pazienti attive nel campo dell'oncologia. Lo scopo era quello di evitare che i pazienti indicati potessero interrompere la cura per paura di contrarre il virus e per questo motivo subire i danni anche permanenti per la loro salute. L'emendamento intendeva riconoscere l'esperienza e il ruolo degli specialisti curanti. Queste sono alcune delle innumerevoli proposte, occasioni mancate, con totale chiusura del Governo, che rispetto ai suggerimenti del Parlamento di rinnovo e adeguamento del sistema sanitario anti e post-Covid, preferisce presentare un provvedimento ricco sì, ma di lacune. Grazie. Grazie.